Benvenuti in questa video lezione. Come ho anticipato in precedenza, oggi vi parlerò dello strumento forbici e dello strumento cutter oppure taglierino, come lo vogliamo chiamare. Lo strumento forbici è uno strumento simile ad una gomma e ci permette di tagliare un arco creando due curve. Quindi andiamo a creare un arco. Andiamo a dare uno spessore diverso a quest'arco, quindi decidiamo per esempio di prendere la forbice, basta selezionare il punto esatto dove vogliamo avere questo taglio. Mi sposto con lo strumento selezione per avere esattamente il taglio e quindi ottenere due archi e quindi due disegni vettoriali. Lo strumento forbici funziona anche con delle forme chiuse, quindi andiamo a creare una forma chiusa tipo rettangolo. Ecco. Ecco, anche se gli metto un riempimento, poi lo togliamo per farvi notare la differenza e comunque rimane una forma chiusa. Quindi prendo la forbice, decido il primo punto da tagliare, questo, e il secondo punto che sarebbe l'estremità. Quindi questi sono i due punti che io ho scelto di tagliare, quindi da A, ottenendo un risultato di due tracciati aperti. Andiamo a spostarli. Ecco, anche se li vediamo chiusi questi due tracciati, in realtà vi faccio vedere che sono dei tracciati aperti, vedete? Ecco. Vedete la differenza? Ecco, sono sempre comunque due tracciati aperti. Quindi molto semplice, possiamo utilizzare questo strumento con una notevole facilità. Poi abbiamo lo strumento taglierino. Lo strumento taglierino è questo. Questo strumento però ha una funzione che è molto simile alla gomma o comunque alla forbice, ma permette di tagliare solo delle figure chiuse e quindi solo delle forme. Quindi se io volessi tagliare quest'arco, ecco, guardate, non mi fa nulla. Ho questa forma. Ecco, in questo caso me l'ha fatta perché è una forma chiusa. Vado a crearmi una forma, ecco, una forma chiusa. Mi vado a prendere quindi il taglierino. Mi faccio un taglio così libero. Notate la differenza tra la forbice e la taglierina, diciamo. Non mi crea dei tagli netti, dritti, ma mi crea dei tagli seguendo il movimento che facciamo con il mouse oppure con una tavoletta grafica. Ecco, ho dato questo taglio strano, diverso, su questa forma. Adesso con il nostro selezionatore, vedete, vado a selezionare, quindi trascinare e dividere la forma ormai diventata una forma tagliata e quindi due forme diverse, due tracciati diversi. Vedete? Ora sono dei tracciati chiusi, non sono tracciati aperti come questo. Vedete? E quindi ancora possiamo intervenire e quindi tagliare
ulteriormente ogni forma, ogni tracciato, sempre utilizzando il nostro taglierino. Quindi ricordiamoci solo forme chiuse, quindi tracciati chiusi. Vedete? Anche questo. Gli diamo un taglio diverso. Ecco. Vedete? E quindi andando a trascinare eventualmente queste forme appena create.